Nothing changes. Bene a tutti ragazzi, ed eccoci qua in questo ottavo video di Minecraft, Tita. E oggi faremo una bella cosa, che voglio eliminare il rumore dei polli. Prima cosa, devo andare nel Nether per prendere... questo qua cazzo la metto. Per prendere la lava. Mi serve la lava. Oggi faremo la farm di polli automatica già con i polli già cotti. Spacca il culo. Quello sarà molto utile. L'ho messo qua in alto. Fuori dai coglioni, qua ci farò una bellissima struttura. Ma la sarà di quelle epiche. Veramente epica. Ok. Ora, di conseguenza, ok, qua ce n'è già uno. C'è già una piccola sorgente di lava. Evitiamo di morire spudoratamente. Andiamo così, perfetto. E questo è uno. E me ne serve un altro. Onde evitare di andare. Aspetta che faccio una cosa. Ok, mi sono segnato le cose. Ah, là! Non ci è voluto molto. Ok, perfetto. Ok, andiamo. O magari trovo una cosa. Oddio, un ghast. Ho già sentito venire un ghast nelle vicinanze. Uno, due. Ok. Perfetto. Più bello di così ci muore. Ok, perfetto. No, cavolo. Non mi serve un... Io stavo facendo due calcoli. Non mi serve l'hopper. Cioè, un hopper. Me ne servono di più. Me ne servono uno per andare al dispenser. E uno per raccogliere... E altri per raccogliere... Dove cazzo è la casa? La casa... Là. Un bel effetto però da lontano. Ne restiamo molti ma molti ma molti di più. Cioè almeno altri 9. No, 10. Altri 10. Dovrò consumare una quantità enorme di... Ho aggiunto le scale, sì. Una quantità enorme di vabbè, a parte le ceste come frega niente. Di ferro. Quindi mi serve un bel di legno. Ci facciamo queste 6 chest. Non ci bastano. Ok, me ne faccio un po'. Ne faccio 11. Faccio così. Amen. Ai polli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Quasi uno stack di ferro. Quindi la cesta questa. No, questa mi servirà. Ho fatto tutto a regola d'arte. Mi sono già preparato tutto. Dispenser, redstone, repeater e comparator. Prendo le uova. Prendo queste. Anche perché adesso farò una brutta fine praticamente a tutti i polli. Anche perché non mi servono. Aspetto poi. Allora, di qua. Ora facciamo una bellissima cosa molto bella. Alziamo di molto. Dobbiamo praticamente anche aprirlo un bel po', a meno che non vogliamo farlo anche mezzo interrato. Io l'ultima volta che l'ho fatto molto alto venuto. Cioè fare una roba del genere. Quindi, allora, qua fare in modo che i polli cadano giù. Quindi mettere la cesta qua. Poi prendere gli hopper e fare in modo che
Uno. Che perché sono? Sono. Facendo due calcoli. No, così. Allora. Quindi. Uno. Così. E così. Poi qua ci andrà. Ci va. Non ci andrà. Ci va. Dove cazzo è adesso? Ok, mi serve uno di questi, che è dove cadrà il tutto. Poi bisogna farci la struttura, inizierei a farla di così. Metterei i glass panel, quindi lì no, lì no, lì no. Ok, aspettate un attimo. Allora, i glass panel mettiamo di qua. Poi, con la cobblestone mettiamo qua e qua. Sì. Poi. Mi sa che qua ci voglia la lava. Ragazzi, scusatemi un attimo, ma devo guardare il progettino. Scusatemi, torno subito. Ok, rieccoci. Ho visto, quindi ho sbagliato. Questo qua non va qua. È già fulminato sotto, praticamente. È già arrivato lì. Ci vogliono gli slab. Così. Successivamente, questo vuoto. Poi, qua, la lava io la metterei dopo, onde evitare casini. Mi serve il piccone. Devo fare un po' alto anche. Devo scavare, scavare, è inutile. Ce ne vorrà un bel po', anche, tra l'altro. Mi servirà, mi sa, secondo me, un altro. Vabbè, poi farò un po' di terraforming fuori. Non ho fatto un cazzo, no. Ok, cioè, contando che questo qua è qui. Quindi sì, abbastanza. Servirà un piccone andare a farmi. Dopo. No, mi sa che subito ci devo andare. Benissimo! Come perdere del tempo! Il tempo è soldi, soldi è denaro. Il tempo è denaro. Quindi, ando tre. Questo. E subito il super picconazzo. Rifiondiamoci là. Con un creeper ovunque. Perché? Ciao, pig zombie. Oh, allora. Smontiamo qua il tutto. Ho la voce da zombie io, ragazzi, stamattina. Ok, allora. Quindi, la lava la metto dopo, mi fido adesso. Quindi mi serve. Ok. Qua devo generare una sorta di buco. In modo tale che il dispenser che andrà posizionato all'incirca qui, così, così, perfetto, praticamente andrà a canalizzare come si dice, le uova lì. Andrà a sbatterle. Andrà a sbatterle, ragazzi. Tiro via tutta sta merda. Non ci metto una torcia perché non ci si vede una sega. Ok. Perfetto. Ok. Ecco, l'ho messa nel posto sbagliato. Eh no, anche perché mi serve spazio. Perché? Perché
Allora, mi serve un comparat. No. Allora, il comparator. Comparator. Un repeater a 2. Un altro comparator che. Però ho sbagliato, mi sa di così. Devo metterli. Devo accenderlo. E fare tutto gioco qua. No. No, probabilmente ho messo questo qua così. E questo qua va di così. A 2. Ho sbagliato. Merda! No, lo lascio così. Questo lo metto. Lo di così. Questo lo metto a 2. Lo di così. A 2. Questo qua forse era giusto così. Probabilmente. E qua non mi sa, forse c'è niente dentro. No! E vabbè, dopo riguardiamo. Intanto finiamo la struttura. Quindi, qua è così. Qua è così, purtroppo. Qua lo chiudo, qua lo chiudo, qua ti chiudo. Ora, devo fare questa cosa. Metterci l'hopper, creare un cazzo di buco. Adesso mi butto giù questo perché mi sono già rotto le palle. Ok, però non ci sto. Ok, e fare tale cosa. Cioè qua ci staranno i polli dentro. Qua dentro. Però. I polli. Esatto. Devo fare in modo tale che io ci arrivo lì. Così. Praticamente. Merda! Così, e qua ci buttiamo i polli. Però, io adesso devo. Ragazzi, devo controllare il circuito di redstone e torno. Faccio un paio di prove. Ecco, ho capito dove ho errare. Ho errato. Allora, quindi questo qua lo tolgo. Questi due li devo togliere. E fare in modo che uno, due. Quindi questo di così. Così, questo così. Due. Perfetto. Ora devo mettere solo la lava. Quindi. Allora. Allora, devo fare un gioco molto. C'è qualcosa che non qua, ho sbagliato anche a mettere la lava, non ci credo! Oh, è giusta, solo che non ho bloccato qua. È giusto, è giusto. Non ho sbagliato. Ok, è così, posto. Finish him! Adesso. Giustamente devo. Allora, devo fare un paio di prove. Cioè, a me me ne basterebbero inizialmente due. Uno. Due. Beh, vabbè, intanto che ci siamo, facciamo tutto. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Merda. Boh, intanto facciamo, usiamo l'oro.
E andiamo a killare tutti quelli che ci sono qua fuori. Polli, 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 voi siete tutti morti. Sentiteli come... come sono stronzi. Quanta roba, che bello. Ma soprattutto... non è tanto non averli più. È soprattutto il silenzio. Il... beh sì. Questi che sono volati via. Però, ragazzi, la differenza è abissale. Anche perché noi adesso poi ci basta venire di qua, farli mangiare un po' ogni tanto. Anche perché sono un sacco. Ma se io faccio così, tipo, ci vanno dentro. Visto? Da da da. Non c'è andato comunque. Sì, qua poi io posso fare anche così volendo. Pollo è morto. Io dopo basta che vengo qua, faccio ta 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 ta. Ah, ma figa, crescono così? E niente, ragazzi, questa è la farm di polli automatica. Molto easy. No, non sono stato lì molto a... a preoccuparmi dell'aspetto esteriore, anche perché al massimo cambierò, metterò a posto qua, qua, ma lo farò off camera. Cioè, volendo posso metterci... no, il pannello anche qua, cioè non mi cambia niente. Ah, ho sbagliato. Sai perché ho sbagliato? Avevo messo troppo in alto. Ho capito il perché. Allora aspetta, vediamo se riusciamo a fare una sorta di questo tipo. Il giocattolo. Cioè. Devo metterlo uno lì, ecco. E qua. Così è giusto. A parte che secondo me io rimetterò anche uno, due lì. Tanto che ci siamo. Andiamo a prendere... no, non... beh, vabbè. Momentaneamente può andar bene così. Da quanto sto registrando? Action. Action. 5. Ok. Va bene, perfetto, ragazzi. Vi ho illustrato come fare una bellissima farm automatica di polli già cotti. Che è utile perché basta mettersi qua FK. Aspetta. Beh, adesso no, perché i polli sono appena nati e quindi sono ancora piccoli. Però una volta che... che parte il tutto, basta stare vicino ai chunk, praticamente qua, quelli che carica, e va avanti a non finire, ecco. Per il prossimo episodio ho già in mente qualcos'altro. Vi illustrerò poi strada facendo, un piccolo lag molto strano. Vi farò vedere nel prossimo episodio cosa vi propongo. È una bella... sarà una bella cosa, una bella... bella sfida, ecco. Se dobbiamo utilizzare il nome adatto, sarà una bella sfida. Ci sarà molto, ma molto da fare.
Niente ragazzi, per questo episodio è tutto. Finiamo di piantare il beetroot. Prendiamo queste due carote. Prossimo episodio praticamente ci sarà anche già la farm di carote, perché la farò off camera, tanto non mi interessa. Sempre lo solito procedimento, tirerò giù lì e lì di già per le future patate. E presto arriverà anche un bel episodio di esplorazione e quant'altro. Quindi, ragazzi, vi invito a lasciare un big like istantaneamente. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao ciao!